questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica della End Review durante questo Holiday Barracudas 11esima edizione, al quale ha partecipato Max Forti, che è qua con noi. Grazie Max per aver accettato il nostro invito. Ciao a tutti, buonanotte, anzi direi, visto l'orario. Partiamo allora con questa mano che si è giocata nel Day 1B livelli 500.000, quindi piccolo buio, grande buio. C'è l'apertura in posizione di UTG più 1, 2005, quindi 500.000, apertura 2005, gioca il bottone, gioca il piccolo buio e gioca anche il grande buio. Il piccolo buio è Fabio Melani, un giocatore regular del Casinò di Campione. Fino a questo momento tutto abbastanza standard, direi, no? Cosa si può dire? Vediamo cosa succede, diciamo. Apertura UTG, quindi è una bella apertura, visto che c'è tutto il tavolo dietro, flatta il bottone e difendono piccolo e grande. Vediamo un po'. È una sorpresa anche per me. Possiamo andare a vedere allora il flop con l'aiuto del nostro dealer d'eccezione Daniele, anche perché il bello appunto deve ancora venire. Eccolo qua, 10 di picche, K di picche, 9 di fiori. A questo punto c'è la puntata dello small blind, quindi Fabio Melani che decide di lidare 2005, esattamente la stessa size dell'apertura dell'under the gun. C'è il call da parte del big blind e decide di passare l'original raiser e chiama il bottone. È ancora difficile per lustrare la mano, però che cosa ti senti di dire? Apertura original raiser e decide di puntare al flop Melani, quindi in posizione di small blind. Ma questa dong bet può significare ancora parecchie cose, visto il board che comunque è abbastanza complicato, direi, perché possiamo avere anche già una scala floppata, visto una difesa da piccolo e grande con jack e donna, abbiamo le draw e abbiamo una dong bet che potrebbe significare al momento anche un K. Ecco, la dong bet potrebbe significare anche una scala floppata, come hai detto tu, per insomma, proteggersi dal colore o comunque per cercare di estrarre il massimo valore. Certo, questa è una delle prime letture, come può anche avere una doppia, aver difeso con un K10 suited, quindi ancora diciamo che è lunga da capire. Non ti sospettisce la size della puntata, perché rispetto al piatto che è di 10.000, la puntata 2005 è un po' poco. No, è molto bassa, sembra quasi un trampolino per farsi lanciare sopra, però ripeto, io non conosco le dinamiche anche di tutti gli altri giocatori, conosco di nome lui, gli altri non so neanche come erano e chi erano, quindi è difficile leggerla tutta la mano. Per il momento abbiamo questo bouquet di possibilità, vediamo se il turn ci aiuta, insomma. Andiamo a vedere allora il turn. È un 3 di cuori, quindi teoricamente il turn. Una bianca totale, quindi vediamo se ripete la bet, immagino di sì, visto che è una blind. Va in continuation bet Melani a 5200, a questo punto passa il giocatore di big blind, togliamo le sue carte, chiama invece il bottone. A questo punto mi devi dire che mano può ipotizzare, sia per quanto riguarda Melani, che ha sempre bettato dopo il flop, e che cosa sta inseguendo il bottone. Io parlerei più di cosa insegue il bottone, forse, perché questa mano di bottone che continua a flattare potrebbe essere la classica draw a picche, che sarebbe però la cosa forse più scontata, come se è appoggiato anche con un 19 suite, un K10 suite, io sarei ancora su quell'ordine di grandezza lì. Allora, prima del river ti voglio aiutare, ti mostro le carte del bottone, così cerchiamo di capire la dinamica della mano, ricordandoci anche la dinamica della mano come è andata pre-flop. Il bottone sta giocando con asso donna. Si è comprato due strade di gut shot puro. A questo punto ti chiedo, intanto la condotta del bottone pre-flop, perché con asso donna, nonostante il raise UTG più 1, decide di flattare soltanto. Diciamo che è bruttissima soprattutto dopo, perché se non vuoi tribettare, poi non scende il tuo board e la mano la devi passare. Cioè, o la difendi prima o dopo è una mano che non ti puoi comprare il gutshot. È vero che 2005 deve mettere poi su un piatto di 15.000, volendo ci può anche stare, però se casca jack di picche cosa fa? Quale deve proprio prendersi due carte, cioè mi sembra una condotta poi
sbagliata, a meno che vuole ha un progetto in mente su come poi far foldare lo small blind. In questo momento non so come può fare. Dice ammissibile pre-flop, però poi non è coerente la condotta post-flop. Cioè io avrei tribettato sicuramente, anche per vedere l'UTG che apertura mi aveva fatto. E poi magari avresti chiamato 2005, però forse 5200 al turn. Adesso secondo me non ha più senso di esistere. Vediamo allora il river, come si completa la mano. Il river è una donna, come sempre poi accadono le cose che meno gradevoli. Cerchi una cosa e ne arriva un'altra, che però adesso ti mette in difficoltà su un eventuale value bet dello small blind che immagino non cercherà. Lo small blind, Melani decide di pushare all in, gioca per 30.000, gli sono rimasti 30.000 dietro. Ormai è a 30.000 circa, assolutamente sì. Punta all in 30.000, tieni conto che al bottone sono rimasti 18, quindi chiama con meno chips il bottone. Che cosa deve fare a questo punto con la dama caduta al river? Beh, probabilmente fa un crying call di 18 per il piatto. Io non l'avrei fatto, perché secondo me lui sbarella tre strade, è sempre buono. Io passavo, a parte che passavo già prima, la donna è un finto river per come ho condotto la mano, secondo me. Poi probabilmente chiamerà, batte poco niente in questo call. Secondo te è giusto comunque passare anche 18.000 al river nonostante la donna? Sarebbe giusto passare, lui alla fine chiama, però secondo te è giusto passare? Secondo me sì. L'action è stata forte, mi sembra la condotta troppo forte su tutte le tre strade. Chiama e ovviamente perde, il bottone, sì. Però mi devi dire che mano aveva a questo punto Melani secondo te? È una domanda trabocchetto più semplice del previsto. No, dimmi la mano di Melani, non è un trabocchetto. No, potrebbe avere un K-donna, un K-jack. Mostro. Melani ha puntato con 4 quinti flop e turn e poi gli è uscito a lui l'incastro a river. Altrimenti, in teoria, il chiamare con asso donna... poteva, con asso alta, poteva far vincere la mano. Batteva aria, o comunque alla fine non credo che si sarebbe suicidato lo small blind river, però no, ripeto, non conoscendoli bene i giocatori. Avrebbe vinto in check-check magari. Probabilmente si frizzava l'azione. Alla fine... perché con 18.000 non penso che gliele pusha, cioè l'ha inseguito con che mano, quindi alla fine se valuta lo stack del bottone, bianco non credo che avrebbe pushato. Quindi alla fine non ti è piaciuta, diciamo, in generale la condotta di asso donna per niente? No, quella non mi è piaciuta. Però dall'inizio, voglio dire, doveva tribettare e non si crea sta mano, perché jack 3 probabilmente non entra nel colpo. E vediamo l'action poi dell'UTG come si sarebbe comportato. Condotta di Melani invece? No, Melani, vedi, io non l'ho letta, quindi quando non fai fatica a leggere una mano è stata condotta sicuramente bene. Poteva starci un altro Donald Jack, avrei voluto dirlo col senno di poi, ma mi sembrava proprio palesemente troppo bella come mano, quindi non me la sono sentita di dire. La condotta ci sta. Io pensavo Don Quettasse più un K, però, da subito, perché era un four way pot, quindi per capire un po' com'era il piatto, dove stava. Sì. Perfetto, grazie Max per aver partecipato alla nostra rubrica, ci vediamo alla prossima. Grazie a voi, alla prossima, buonanotte.